L'assegno per i nuclei familiari con tre figli a carico, il sostegno per l'inclusione attiva, il bonus bebè, lo sgravio per le bollette di luce e gas, i contributi per i soggetti affetti da SLA sono solo alcune delle misure attive ricordate questa mattina dall'assessore ai servizi sociali del comune di Gela, Alice Bera, nel corso di una conferenza stampa a cui ha preso parte anche il sindaco Domenico Messinese e il vice sindaco Simone Siciliano. Gli uffici stanno raccogliendo le istanze, ma lo sforzo dell'amministrazione comunale è quello di informare un maggior numero di cittadini per usufruire di questi sostegni in un periodo particolarmente delicato per la vita economica cittadina. L'ufficio si è attivato per poter rendere utile tutta una serie di sussidi che possono aiutare le fasce più deboli della nostra comunità. Sono partito tutta una serie di contributi, naturalmente bisogna avere requisiti di reddito con delle graduatorie trasparenti in modo tale da poter dare un aiuto sicuramente a chi è più bisognoso. Ci rendiamo conto che le risorse sono limitate e il bisogno è notevole, però dobbiamo necessariamente poter gestire al meglio le risorse che siamo riusciti a mettere a disposizione proprio per garantire un aiuto a chi ne ha più bisogno. Sono diversi gli strumenti messi a disposizione per i cittadini gelesi, potranno presentare istanze infatti le famiglie dove è presente per esempio un malato di SLA, altresì alcuni contributi per esempio per le donne in gravidanza o con figli minori o altresì disabili a carico all'interno del nucleo familiare, ma anche contributi per esempio per chi ha necessità di avere delle apparecchiature che hanno un consumo energetico molto elevato e quindi la possibilità di sgravi direttamente in bolletta appunto lì dove esistono delle condizioni sanitarie ed economiche particolari. Ovviamente tutte queste istanze sono presentabili e disponibili presso il segretariato sociale che attraverso appunto gli sportelli danno la possibilità a tutti i cittadini di poter interagire, di poter rappresentare le loro istanze che verranno debitamente appunto osservate e valutate e lì dove vi sono appunto i requisiti verranno erogati i contributi non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista assistenziale. Uno straordinario successo di pubblico e di partecipanti, il centro storico di Gela domenica scorsa ha fatto un salto indietro nei secoli con il Palio dell'Alemanna, esperimento perfettamente riuscito e da riproporre. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal gruppo archeologico Geloi, Cantiere Gela, Casa del Volontariato e da numerosi partners tra cui Club Service, associazioni. L'amministrazione comunale ha sposato il progetto. Un centro storico, come dicevamo, trasformato in una corte medievale. Erano presenti giocolieri, arcieri, frassuoni di tamburi e trombe. L'obiettivo raggiunto era quello di valorizzare la conoscenza di una fase storica forse fin troppo bistrattata, quella medievale, la quale risulta essere invece ricca di eventi importanti che vedono Gela diretta protagonista. L'iniziativa è stata un importante attrattore turistico, erano in tanti, infatti coloro i quali sono giunti dalle città viciniore. Una manifestazione rievocativa con costumi d'epoca, ricostruzioni storiche, c'erano anche degli spazi dove poter degustare i prodotti tipici del territorio. Giochi e scenografie hanno fatto da contorno in un'atmosfera suggestiva che ha visto protagonista il centro storico murato ed ancora dame e cavalieri che hanno sfilato con i loro abiti d'epoca lungo il corso Vittorio Emanuele. Figuranti e tantissimi gruppi storici provenienti da tutta la Sicilia. C'erano anche i tamburisti di Buccheri, la scuola di falconeria dell'Accademia Siciliana Federico II di Svevia e la compagnia degli arcieri di Enna. E c'era tanta gente. Il centro storico è diventato un vero e proprio palcoscenico con il coinvolgimento del pubblico. Il Palio dell'Alemanna ha aperto i festeggiamenti in onore della patrona. Complimenti agli organizzatori. Progetto da riproporre. L'amministrazione comunale di Gela ha fatto tutto quanto era nelle proprie possibilità e si sta già adoperando per firmare il protocollo d'intesa. Eventuali ritardi saranno da debitare solo ed esclusivamente al presidente della regione, Rosario Crocetta. È quanto rimarcato ieri sera durante i lavori del Consiglio Comunale che ha trattato la vicenda Porto Rifugio. E quando parliamo di Porto Rifugio ci riferiamo al mancato inizio dei lavori di dragaggio. Proprio su questo tema è stata presentata un'interrogazione che porta la firma del capogruppo consigliare del PD Enzo Cirignotti.
Letta condivisa da Virginia Farrugia, Movimento 5 Stelle, e Salvatore Scerra, Forza Italia. Presente ieri sera una folta delegazione di operatori portuali legati al Comitato Porto del Golfo di Gela. L'appello è rivolto direttamente al governatore della Sicilia. Noi, vista la situazione di ieri sera al Consiglio Comunale, che è stato detto a chiare lettere che adesso dipende dalla regione, l'appello è fatto al signor Crocetta, rappresentante della regione. Diciamo e chiediamo come popolo gelese di darsi una mossa per poter finalmente vedere un porto fruibile a Gela, nella sua città dove lui è nato, e quindi mi sembra anche giusto che si dia una mossa e levi questa vergogna in giro, perché è una vergogna. Se non dovessero arrivare segnali incoraggianti dalla regione, il comitato è pronto a scendere nuovamente in campo. I lavori di dragaggio al porto non sono più differibili. Siamo pronti, hanno detto i componenti del comitato, ad intraprendere qualsiasi forma di protesta pacifica pur di raggiungere l'obiettivo. In caso di ancora ritardi per questo tipo di operazione per il porto, le varie associazioni abbiamo pensato e abbiamo deciso di unirci e formare un gruppo di protesta di inoltranza per quanto riguarda la situazione porto. E questo è giusto che le varie politiche gelesi e regionali lo sappiano. Siamo stanchi, siamo arrivati, non ne possiamo più, ci serve il porto. Quindi è meglio che si diano una mossa, sia regione, amministrazione comunale. Non ci importa a noi di chi è la colpa, se è della regione, se è dell'amministrazione comunale, perché non si capisce più nulla. Ci passano prima dalla regione, ci passano al comune, dal comune alla regione. È meglio che si mettano comunque d'accordo fra di loro e che il presidente della regione Crocetta si dia veramente da fare per questa situazione. Gela, Piazza Almerina, Niscemi, Butera, Vittoria, Cate e Comis sono 7 comuni che hanno presentato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali la proposta progettuale POLEIS di sostegno alla progettazione integrata di scala territoriale per la valorizzazione culturale. L'associazione di comuni di cui Gela è capofila ha lo scopo di trasformare il giacimento delle risorse materiali e immateriali con l'obiettivo di rivitalizzare, rigenerare e riusare gli spazi vuoti, dormienti, abbandonati, indefiniti o in transizione a favore dell'arte, della cultura e della creatività, che hanno assunto negli ultimi anni una dimensione nuova dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il principio generale della strategia territoriale proposta è quella di realizzare un policentrismo per l'allocazione, l'integrazione e la valorizzazione di funzioni e servizi nei territori di riferimento. Nell'integrazione del sistema dei grandi attrattori culturali spiccano Piazza Almerina con la Villa Romana del Casale e Gela con il Parco Archeologico e Museale. Proprio quest'anno, al di là dei valori culturali, dei beni culturali dell'alto spessore che Piazza Almerina presenta, parliamo prima di tutto della Villa Romana del Casale, ma di tutti i monumenti artistici, storici che ci sono e che costellano tutto il territorio e il perimetro urbano di Piazza Almerina, io ho chiesto a loro questa forzatura, questa proprio alla luce della candidatura della città di Piazza Almerina a capitale della cultura italiana, ho chiesto una sorta di, fatemi dire, pole position, una sorta di priorità, proprio per enfatizzare ancora di più e sottolineare l'importanza che la candidatura e un'eventuale vittoria della capitale della cultura, vedi Matera, potrebbe creare per tutto il territorio. Parlo per il territorio di Niscemi, parlo per il territorio di Gela, di Comiso e di tutti i comuni che hanno aderito a questo progetto. 7 comuni che in modo del tutto paritetico hanno deciso di avviare un percorso di rilancio culturale del territorio. Lo voglio sottolineare perché il fatto che Gela sia comune capofila è solo un punto di riferimento, ma in un buon gruppo si deve considerare le necessità di tutti e le aspirazioni di tutti, ed è per questo che siamo qui oggi a Piazza Almerina a firmare questo protocollo che avvia un cammino che, attingendo dei fondi comunitari, può dare delle risposte turistiche e culturali a tutto il nostro territorio. Ci sono comuni tipo Comiso, quindi con l'aeroporto, che può aiutarci nella direzione dell'afflusso turistico.
c'è Piazza Armerina come sito UNESCO della Villa Reale del Casale, c'è Vittoria e Comiso insieme, con il suo centro storico che può contribuire a trattenere turisti, poi c'è il Gela con il parco archeologico insieme a Miscemi e Butera, il parco archeologico che vi comprende, con le mura, con le nostre spiagge, con il museo, con tutto ciò che noi abbiamo. Ecco, mettere insieme Acate con il castello, quindi è un insieme di comuni che hanno la possibilità di valorizzare ancora di più il proprio territorio. Dieci anni e non li dimostra, il Festival del Golfo ieri ha tagliato l'ennesimo traguardo, una delle pochissime kermesse canore a Gela che dal 2006 non ha mai saltato un appuntamento. Ogni anno è sempre un piacere vederlo e ascoltarlo. Grazie alla caparbietà dei patron Gaetano Lorefice e Daniela Venosta, i gelesi e non solo ieri hanno potuto assistere alla manifestazione che si è svolta nei pressi della Chiesa Madre. Tanto pubblico e diretta televisiva sui nostri teleschermi. 14 i concorrenti in gara, tutti bravi, ma alla fine soltanto uno è riuscito a conquistare il premio ed è stato un giudizio unanime. Ha trionfato Sonia Pitiddu di Pedara in provincia di Catania, che ha magistralmente interpretato Adagio di Lara Fabian. Sonia ha dedicato il brano interamente ad una zia scomparsa recentemente. Raccontaci emotivamente come ti senti in questo momento. Sono felicissima, è stato veramente un onore per me partecipare. A chi lo dedichi questo premio? Ai miei genitori che fanno tantissimi sacrifici per me. Come ogni anno, il Corriere di Gela, il settimanale fondato e diretto da Rocco Cerro, ha attribuito il premio della stampa. Il vincitore è stato Jonathan Urboni, gelese trapiantato a Genova. Sul palco ha cantato Grande amore de Il Volo. Penso solo a te, dimmi perché quando amo, amo solo a te, dimmi perché quando vivo, vivo solo in te. Ho visto il Festival del Golfo tramite internet quando vivevo a Genova. Sono davvero felice di essere tornato nel paese, nella città dove sono nato e dove sono cresciuto, e aver avuto questa possibilità di essermi esibito davanti a tanti gelesi come me. Grazie. Direi che meglio di così non poteva finire. Sono davvero molto contento, quindi ringrazio tutti voi, chi mi ha dato la possibilità di essere qui, voi che mi avete ascoltato e quindi avete apprezzato, e ringrazio tutta la giuria. La conduzione del festival quest'anno è stata affidata a Consuelo Risciandra e a Emanuele Ruvio. Per la prima volta assieme hanno raccolto i consensi del pubblico. Bravi. Come del resto sono stati bravi i musicisti. Un'orchestra di indiscusse qualità che è stata applaudita a scena aperta dal pubblico presente. Gaetano Lorefice, anche questa è fatta, la 10ª edizione è andata via, successo di pubblico, di partecipanti. Ora non dirmi che già da questa notte pensi all'11ª edizione. No, non ci penso, mi godo però questo spettacolo che è riuscito tutto sommato abbastanza bene. Non ha piovuto come abbiamo temuto a un certo punto della serata, comunque siamo contenti, grazie. Hanno vinto i più bravi? Secondo me sì, ma ce n'erano tanti altri che avrebbero vinto un'altra edizione se ci fosse stata, ma purtroppo oggi, quest'anno erano concentrati i migliori talenti della Sicilia, credimi. Quando si taglia il 10º traguardo c'è sempre una dedica particolare.
No, io questo festival lo dedico soltanto e semplicemente ai miei collaboratori più stretti, che sono alla fin fine la mia famiglia. Nessun altro, credimi, nessun altro. Facciamo... Tutta sincerità, credevo che dicessi tua moglie, non l'hai detto subito, però va bene uguale. No, perché c'è anche mia figlia che ci dà una mano. La loro bravura ha alzato il livello del decimo Festival del Golfo. Meritavano tutti veramente con la loro bravura di essere presenti a questo che è stato un bel traguardo per noi. Poche manifestazioni a Gela hanno questa durata, si fermano tutti al secondo o terzo anno. Noi siamo riusciti ad arrivare al decimo grazie alla testardaggine, alla caparbietà di mio marito che per l'organizzazione del festival è instancabile. Ma non l'hai visto in questi giorni tuo marito, perché ha staccato la spina per dedicarsi al festival? Sì, guarda, solo festival. Tu considera che ogni anno rinuncia alle ferie pur di dedicarsi al festival e a far riuscire questa manifestazione. Però da domani potete dedicarvi alle ferie. Ma insomma, da domani no, ma ad ottobre ci penseremo. Fai la cosa giusta. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi domenica dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso. Pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Eschilo e le sue opere sono state il tema conduttore dell'estemporanea promossa dall'associazione culturale Uncle Jack di Gela. Sei artisti gelesi e del Calatino ieri in piazza Sant'Agostino sono stati impegnati nella decorazione artistica delle panche con l'uso di vernici delebili. L'iniziativa è stata ribattezzata Urban Art L'Eschilo Seduto. Abbiamo fatto un'installazione artistica lungo il corso Vittorio Emanuele e continuiamo con piazza Sant'Agostino davanti al teatro Eschilo. L'idea è quella di abbellire le panchine in maniera temporanea con un progetto sperimentale e artistico da parte degli artisti locali, anche artisti che verranno da fuori. Il tema libero di questo attacco d'arte in città sarà Eschilo, quindi la vita, le opere, le tragedie. Ogni artista farà la sua opera nelle sei panchine che sono qui dietro di me. Speriamo che abbia grande successo e che sia rispettata dai cittadini questa arte urbana, che ha l'obiettivo di creare una nuova atmosfera in città e creare dei poli di attrazione. Il mio progetto più che altro è quello di educare, non tanto di rappresentare il bello, rappresentare l'antichità, oltre diciamo alla tematica centrale, ma quello più che altro è di educare il cittadino, soprattutto partendo dalla bassa età, diciamo dai giovani, a rispettare non solo le persone ma anche le cose materiali. Diciamo un bene comune, quali sono magari queste panchine di cemento, sono semplici strutture, però il sabato sera fanno comodo quando ci si siedono. Ecco, magari sederci sopra, dare un'occhiata, ma soprattutto rispettare, non vandalizzando diciamo queste strutture. È una replica di un progetto che mi ha visto quest'estate a Maiori, vicino a Sale, in provincia di Salerno. Abbiamo realizzato lì delle panchine del lungomare tramite un'associazione, un'iniziativa che c'è stata, a cui mi hanno invitato. E abbiamo chiesto diciamo, l'autorizzazione, non altro, per replicare questa cosa qui e diciamo che il comune si è mostrato favorevole. Okay. Siamo praticamente sei stili diversi, oggi pomeriggio verranno anche dei ragazzi da Caltagirone che hanno organizzato un bellissimo festival quest'estate da loro a Caltagirone, sempre di street art. E ci saranno anche stili collage e cose varie. Gela ha abbracciato la sua patrona. Una folla immensa già a partire dalle 18 e ieri ha atteso in piazza Umberto I l'uscita dell'amato simulacro della Madonna dell'Alemanna.
Un quadro tanto caro ai gelesi da richiamare nella città natale in questa data importante, molti isolani emigrati per motivi di lavoro. È sempre emozionante vivere il momento in cui si spalanca il portone principale della chiesa madre e si intravede già il simulacro che avanza tra due ali di folla. Molte mamme affidano allo sguardo buono della Madonna i propri piccoli, ma ci sono anche i nonni con gli occhi lucidi di commozione. Ogni gelese arriva con il suo carico di dolore e di speranza. Ognuno chiede una grazia, personale, familiare o per le sorti dell'intera comunità cittadina. Ci sono tutti, le autorità religiose, civili e militari, la banda, i volontari della protezione civile e la stampa. Tutti desiderano abbracciare la patrona e stringersi in un momento di devozione e di raccoglimento per vivere una delle tradizioni più antiche di cui si abbia memoria. Il rituale è intenso e scandito dal tempo che in questi momenti sembra fermarsi, cristallizzato in attimi che restano impressi nella memoria storica della città di Gela. L'8 settembre è la festa di tutti i gelesi, anche di chi è vicino soltanto col pensiero, distante chissà quanti chilometri forse, ma unita al grande battito di un cuore che palpita di gioia e devozione per la sua patrona, da ogni angolo del mondo. Abbiamo ringraziato la Madonnina per aver donato così una grande gioia. È una grande gioia, sì. Abbiamo ringraziato la Madonna. Che emozioni state provando? Non posso parlare. Come si chiama il bambino? Come ti chiami? Michael. Anche lei, signora, ha voluto dedicare questo momento della vita di sua figlia alla Madonna. Che valore ha questo momento per lei? Tanto, tanto. Come si chiama? Perla. Io non sono di Gela. È la prima volta che vede questa festa? Sì, c'è la seconda volta. Da dove arriva? Da Cremona. È più bello di tutti, va, perché è la Madonna, la patrona di Gela. Che cosa la spinge a essere qui? È spinta perché? Perché uno ha la devozione alla Madonna e deve venire perché è una volta l'anno, non è tutti i giorni. Chiederà qualche grazia in particolare? Ce l'è tante grazie, la pace del mondo, delle famiglie, tutti i giovani, tante cose ci sono. Segue ogni anno la processione? Sì, infatti sì, la seguo sempre. Che cosa chiederà quest'anno alla Madonna in preghiera? Che tutto vada bene per il lavoro e per tutte le cose. Da dove arriva? Da Milano. È la prima volta che vede questa festa? Un po' di anni fa che l'ho vista questa festa. Comunque è una cosa che attira sempre, una cosa naturale che... È un momento di grande devozione. Esatto, sono cose nel pensiero che rimangono. Salve, da dove arriva? Io da Fabriano, provincia di Ancona. E che cosa la spinge oggi a essere qui a Gela? Mia moglie è gelese. Cosa ne pensa di questa festa? Bellissima, è una tradizione che ancora resiste, mentre da noi non esiste più. Che cosa chiederà oggi nelle sue preghiere? C'ho un fratello che non sta tanto bene, che l'aiutasse. Spero che questo qui, la Madonna, la protegga. E vedere la tradizione. Gela è molto legata a questa tradizione religiosa, lei la segue ogni anno? Sì, vediamo sempre. Oggi la città di Gela che cosa chiede alla Madonna? Chiede che gli porti grazie e tutto quello che deve portare. Io è la prima volta che vengo. È la prima volta? Viene da fuori? Sì, dalla Germania. Ma io non sono di Gela. Quindi... Di dov'è signora lei? Di San Michele di Canzeria. E che cosa ne pensa di questa festa? È una festa che mi piace. La devozione più che altro. È la nostra padrona, per cui... Che cosa chiederà oggi Gela alla Madonna? Che ci sia un po' di fortuna per tutti. La Madonna, che è la nostra patrona della città, è sempre bello vedere questo festeggiamento e quindi siamo tutti qui, almeno io sono qui per questo. Molti giovani e molte famiglie dal nord o addirittura dall'estero tornano in città per seguire la festa, è anche il tuo caso? Sì, anche il mio caso, io ormai lavoro fuori e vengo proprio per la famiglia e questa occasione è sempre ben lieta e preghiamo la Madonna sempre per avere protezione per la famiglia. Dall'Australia. Ma lei è di origini gelesi? Sì,
Sì. È tornato proprio per la festa della patrona? No, sono tornato per vedere la Madonna, che non avevo 5 anni che non la vedevo. Mi fa piacere vederla così. Una emozione che soltanto lei lo sa. Non è una cosa che posso spiegarla all'altro, è una cosa di me stesso. Come mai 50 anni fa ha lasciato la Sicilia per andare in Australia? Ero giovane e mi piaceva fare un'invention. And today I don't feel so I did. Stop. L'Australia è un paese meraviglioso, è un paese che ti dà tutto. La felicità, la gente sono bravi, loro wonderful thing. Siamo devote, quindi abbiamo bisogno di lei. Chiediamo sempre la pace, di essere sempre buoni.